Siamo arrivati al momento, il nostro ospite già lo vedete collegato con noi, al momento del libro, della sorpresa. Lui non è un vero e proprio scrittore, lui in verità nasce architetto, si cimenta come scrittore, scrittore del suo terzo libro. Buonasera, ben ritrovato a Paolo Verdeschi. Ciao Paolo. Ciao Lorenzi, tutti e due. Buongiorno. Ben trovato Paolo, perché Paolo ha scritto... un libro molto particolare. Vediamo insieme la copertina, che perché collega due località: San Lorenzo, Santo Stefano. Beh, Expert, San Lorenzo è azzeccato oggi. Per Castelvecchio Editore. Esatto, San Lorenzo, esatto. Non si sa chi dei due è il santo, però vediamo. Se tu vuoi fare San Lorenzo, io faccio Santo Stefano, ma poi lo decidiamo dopo. Va bene, va bene. Allora Paolo, pronti via. Santo Stefano, San Lorenzo, anzi è il contrario, San Lorenzo, Santo Stefano Express. Come nasce questo romanzo? Nasce perché un giorno, andando in un cantiere, ho trovato dei libri. Da un libro è uscito fuori il biglietto del treno Orbetello Roma, e stando a San Lorenzo mi è venuto automatico fare questo collegamento con l'Argentario, che forse cosa che pochi sanno, è stata una delle città, anzi la città più bombardata d'Italia durante la guerra, e quindi San Lorenzo c'è stato il primo bombardamento, quindi questo è stato il primo punto di unione fra San Lorenzo e Santo Stefano. Quindi da questo punto nasce questa storia, questo romanzo giallo, ovviamente. Non vi sento più. Vediamo se riusciamo a recuperare. Paolo, ci senti? Sì. Ok, ripeto la domanda perché non ci stava, non, diciamo c'è stato un momento di blocco del suono. Allora, la novità del panorama dei protagonisti e dei gialli è l'archidetective. Come nasce questo fenomeno? Questo fenomeno nasce perché alcuni anni fa io mi occupo di restauro del moderno, per precisione. Quindi ho ristrutturato una villa a Santa Marinella, la Saracena. Saracena, che è un'opera importante di Luigi Moretti, e lì nacque l'idea dell'art detective, cioè andando a rovistare negli archivi, nei vari archivi di Stato, archivi del comune, parlare con le persone che ancora conoscevano i vari problemi di quella casa e altre cose. Da lì praticamente la liaison fra il detective, che va alla ricerca della soluzione, e l'architetto, che deve trovare i dati per poter restaurare e costruire l'immobile, praticamente è la stessa, diciamo, lo stesso mestiere, no? E da lì è nata questa idea dell'architetective. Quindi lì ho ambientato il primo romanzo, e lo stesso personaggio, Felice Ventresca, è di nuovo in quest'altro libro con i suoi collaboratori. Ecco, Paolo Verdeschi, c'è questo protagonista di questo libro, di questo San Lorenzo Santo Stefano Express, che è appunto Felice Ventresca. Ma chi è questo Felice Ventresca? Alter ego, definiamolo così? Ma diciamo che è sicuramente un alter ego del sottoscritto, perché anche lui ama il tennis. In questo caso ragiona, fa dei ragionamenti per arrivare al risultato, anche come se stesse giocando una partita di tennis. Però Felice Ventresca è un po', diciamo, lo specchio di molti architetti, no? Un po' così, che cercano sempre di trovare del lavoro, che sono sempre un po' insoddisfatti, che comunque sono amanti dell'architettura, della buona architettura, e quindi fanno di tutto per poter realizzare i loro progetti, i loro sogni. Nel caso specifico di San Lorenzo, tutto nasce perché lui, Felice Ventresca, vede un fabbricato bombardato durante la guerra, che è nato tale, e quindi lui da questo vuole cercare
i proprietari per poter ricostruirlo. E da qui nasce tutta questa storia che lo porterà fino all'Argentario, a Santo Stefano, a Orbetello anche, perché Orbetello c'erano gli hangar di Pierluigi Nervi, bellissima opera di architettura e di ingegneria, troppo distrutto durante la guerra, e quindi tutta la storia si svolge avanti e indietro fra San Lorenzo e Porto Santo Stefano, sempre con questo fondo però della ricerca della buona architettura, della salvaguardia. E quindi insomma è un po', come dire, un architetto, non dico cialtrone, ma che comunque cerca in tutti i modi di poter arrivare al pallino, cioè alla ricostruzione di questo fabbricato, però anche con un occhio all'architettura, un occhio attento all'architettura, alla buona architettura. Senta, ma è questo, come diceva Lorenzo poco fa nell'introduzione, il suo terzo libro, il suo terzo romanzo. Lei però fa tutt'altro mestiere. Quindi mi verrebbe da fare una domanda. Romanzieri, scrittori, si nasce o ci si diventa? Questo è una domanda difficilissima. Cioè, no, secondo me, nel caso mio ci si diventa. Nel senso che io pubblico anche degli articoli però di architettura sulle riviste del settore, e però nello stesso tempo a un certo punto c'è stata questa necessità di raccontare un po' in maniera ironica il mestiere dell'architetto con tutte le problematiche che c'ha. E fondamentalmente io credo che portare le problematiche dell'architetto, l'architettura, anche con dei mezzi, quale può essere un romanzo giallo, all'attenzione del pubblico, secondo me è importante, in quanto poiché ritengo che l'architettura, la buona architettura, faccia vivere meglio. Non a caso Niccolò Cusano diceva l'architettura quale civilissima espressione, no, del costruire. È proprio questo, cioè la buona architettura aiuta a vivere meglio, quindi avvicinare il più possibile, incuriosire, suggerire, stimolare il pubblico a interessarsi di architettura i suoi aspetti. Quindi anche un romanzo che può che parla anche di un architetto e di architettura, ritengo che possa essere utile. Paolo, io ho avuto modo di leggere parte del libro e sono rimasto incuriosito e colpito già dall'inizio, dalle primissime righe in cui Felice Ventresca, senza fare spoiler più di tanto, limitandomi veramente alle primissime righe, parcheggia il motorino, si vede questo energumeno che gli viene contro col dito puntato e lui ha la netta sensazione, il netto desiderio di voler riprendere, levare il cavalletto al motorino, accendere il motorino, prendere, ripartire e andare via. Ti chiedo, quanto conta inserire all'interno di un testo, di un giallo comunque, questi siparietti comici, e insieme a questo ti chiedo la caratterizzazione dei personaggi. Quanto è complicato costruire un Felice Ventresca, per esempio? Guarda, allora, questo è molto soggettivo. Il bello dello scrivere è proprio questo, cioè la possibilità di prendere dei personaggi reali, trasformarli un pochetto, se vuoi anche ridicolizzarli, quindi vendicarsi, e riutilizzarli all'interno di una scrittura. È chiaro che ognuno poi ha un proprio punto di vista. Io penso che comunque il siparietto, quantomeno un po' di ironia, sia sempre utile in un libro. Perché aiuta la lettura e la rende più scorrevole, ma poi anche nella mia indole, tu Lorenzo mi conosci e sai che sono sempre portato a ironizzare, sempre in maniera bonaria. D'altronde l'ironia è fondamentale nella vita, no? Quindi se
se siamo tutti quanti seri sarebbe una tristezza infinita, quindi riuscire a far ridere delle persone o a sorridere è una grandissima soddisfazione, insomma. Eh sì. Senta, in chiusura anche un ultimo... Sì. Anche perché, scusatemi, è più difficile far ridere che piangere. È vero, è verissimo. È vero, ha pienamente ragione. Senta, in chiusura io avevo una domanda. Lei ha fatto prima un parallelismo tra la scrittura e l'architettura. Volevo chiederle come si scrive un romanzo e come si parte dalla stesura di questo? Ognuno ha il suo metodo, nel senso che a me viene un'idea, poi mi documento su degli aspetti, perché comunque l'ambientazione di un romanzo è fondamentale, cioè ogni storia ha necessità di un luogo e dei personaggi. Quindi io penso a una storia, un'idea che può nascere da un fatto reale o immaginario. Poi immagino il luogo dove questa storia può essere ambientata e poi, come già ho detto prima, ognuno di noi ha un catalogo di personaggi che nella vita frequenta e quindi li rielabora, li inserisce e con tutti questi elementi comincia a costruire la storia. Poi, mano a mano che si va avanti, è la storia stessa che ti propone delle linee e uno decide di seguirne una o l'altra a secondo di quella che reputa la più importante o la collaterale, quindi si va avanti fino alla fine, poi uno rilegge, vede quello che non torna, che non combacia, e quindi è un po' un fare un avanti e indietro, ma ripeto, questo è il mio metodo personale, poi ognuno penso che possa costruire una storia come vuole. Certo è che costruire una storia senza un luogo, senza un'ambientazione, è di una difficoltà incredibile. Cioè, penso che anche Haruki Murakami, nei suoi libri, quanto mai fantastici, nella sua mente ha comunque sempre un luogo che lui rivisita e poi ripropone. E più o meno credo che questo sia un po' la metodologia dello scrivere. E allora, visto che Paolo ha citato anche non solo San Lorenzo Santo Stefano Express, ovvero il suo libro, ma anche la città di Orbetello, proprio a Orbetello questo weekend, se vi trovate nelle zone di Monte Argentario, c'è la presentazione ufficiale con l'autore di questo libro. Diamo l'appuntamento sabato 10 settembre alle 18:30 alla Sala del Frontone a Piazza della Repubblica nella città di Orbetello, dove l'autore dialogherà con la giornalista Anna Maria Greco. Insomma, rivediamo anche la copertina, la vedete anche alla mia sinistra, San Lorenzo Santo Stefano Express di Paolo Verdeschi per Castelvecchi Editore, e l'autore lo avete sentito qui su Cusano Italia TV. Grazie all'architetto e scrittore Paolo Verdeschi per essere stato con noi. Paolo, grazie. Grazie a voi, grazie mille. Ciao Paolo, grazie. Ciao. Noi è arrivato il momento del telegiornale. E quindi time out, a tra poco. A tra poco.